Presidente Zarattini, oggi è una di quelle giornate difficili da spiegare, no? Perché Mammarella sappiamo essere strepitoso, oggi è successo di tutto, anche due tiri liberi sbagliati. Come valutare questa sconfitta? Di fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi e poi alla fine ci sono i pali, ci sono i portieri, e c'è la sfortuna, c'è tutto. Quindi comunque noi dobbiamo ripartire da questa prestazione perché credo che la squadra più di quello non poteva fare. Certamente dovevamo fare gol perché alla fine vince sempre chi fa gol e stasera ha vinto chi ha avuto più fortuna, chi magari negli episodi decisivi ha avuto più fortuna, magari anche potrei dire ci ha creduto di più, ma non si può neanche dirlo perché alla fine la nostra squadra non ha mai mollato. È stata una bella partita, è stato uno spot penso per pubblicitario per il Gaggia 5, hanno vinto loro, però io sono contento della prestazione, credo se la rigiochiamo di nuovo forse possiamo vincere a noi. Sì, infatti soprattutto il primo tempo la squadra ha giocato benissimo, fraseggi rapidi, si è presentata tante volte sotto porta. Da questo spirito possiamo approfittarne anche con la prossima subito in casa, quindi un modo subito per rilanciarci. Beh, noi assolutamente non dobbiamo demoralizzarsi perché, ripeto, penso che queste due squadre lotteranno fino alla fine per lo scudetto, ma penso che anche il livello del campionato sia molto alto e ci saranno delle altre squadre che competiranno con noi fino alla fine. Con noi, Lago Sapone e altre. E questo è il bello di questo sport. Oggi abbiamo perso, ma ripeto, noi non dobbiamo fare tesoro anche di questa sconfitta, perché probabilmente se abbiamo perso qualcosa non ha funzionato, ma credo che siano poche le cose che non hanno funzionato, molte quelle che hanno funzionato, perché alla fine abbiamo visto un bel gioco, abbiamo visto tante occasioni, tanti tiri in porta, pali, quindi non possiamo demoralizzarci, non possiamo arrabbiarci, dobbiamo stare tranquilli, uniti e pensare alla prossima, perché sabato abbiamo già un altro appuntamento importante qui con Rieti, che sta andando bene, sta godendo di buona salute, verrà qui certamente come le Acqua Saponi stasera, disposto a vendere cara la pelle, quindi noi lavoriamo in settimana tranquilli sapendo che con questa squadra io credo andremo molto avanti. Tu hai detto prima che è uno spot per il calcio, questa calcio 5, questa partita, uno spot anche vedere il palazzetto stracolmo, no? È un'emozione anche questa. Beh, penso che non sia una novità vedere il palazzetto di San Martino pieno. Poi in settimana abbiamo fatto anche con le scuole, abbiamo avuto 500 bambini qua giovedì a seguire l'allenamento della nostra squadra. Questa sera non abbiamo neanche potuto ospitarli tutti perché eravamo già pieni. Però sabato prossimo ci saranno tutti, abbiamo invitato tutte le scuole e quindi è una soddisfazione anche questa, vuol dire che il calcio a 5 a San Martino è qualcosa di importante, ma non solo per San Martino perché ho visto tanta gente da fuori, dalla provincia, dal Veneto, ma non dovrebbe essere diverso perché alla fine siamo anche i campioni d'Italia, la partita di stasera era prima contro seconda, quindi la gente è venuta a vederla e per fortuna hanno visto una bella partita, peccato non abbiamo vinto noi, ma bisogna accettare che le sconfitte nello sport si vince e si perde, quando si vince è più facile, quando si perde bisogna prendere spunto dalle sconfitte, noi siamo abituati perché a volte le nostre più belle vittorie sono arrivate dopo sconfitte come questa. Grazie Presidente Stefano Zarattini.